Il primo impegno ufficiale dell'Aglianese allo stadio Bellucci si è rivelato più che positivo, con gli uomini di Mister Maraia che hanno annichilito il Mobilieri Ponzacco con il 3-1 finale. Autori dei gol, D'Amico, Poli e Gabbianelli. I primi due in particolare si sono detti soddisfatti al termine della partita. Che partita è stata? Una buona partita, individualmente un po' così così fisicamente, ma con questi giocatori come Marino, come questi, si ci adatta. Primo tempo dominato, il secondo magari si è fatto sentire anche un po' di stanchezza a un certo punto, però siete pronti per iniziare al meglio questa stagione? Sì, un po' di stanchezza al secondo tempo, ma abbiamo fatto girare la palla un po' di più e ora si pensa alla prossima. Un'ottima partita contro il Ponzacco, il primo impegno ufficiale, una vittoria per gli aglianesi. Sì, è stata una partita molto impegnativa e sono state fatte molte richieste ai giocatori e credo che siamo stati bravi molto a soddisfarle tutte. Anche per me è stata molto impegnativa come partita, nonostante il caldo, nonostante tutte le richieste dei miei compagni, però sono contento di quello che ho fatto e sono contento di aver dato una mano alla squadra per riuscire a vincere questa partita. È stato un dominio dell'Aglianese soprattutto nel primo tempo. Ti chiedo se te l'aspettavi un po' questo tipo di partita, questo approccio da parte vostra, un pressing alto. Allora, il pressing alto avevamo già stabilito di iniziarlo sin dall'inizio per vedere come il Ponzacco avrebbe reagito e diciamo che è stata una cosa molto positiva perché si è rivelata utile, però insomma ripetiamo che è stata una partita molto impegnativa comunque. Sì, nel primo tempo abbiamo dominato, è vero, nel secondo tempo magari siamo calati un po' soprattutto per la stanchezza fisica. Il feeling con Mister con i compagni insomma sembra ottimo anche da quello che avete dimostrato in campo. Sì, il feeling con i compagni è nato sin da subito, dai primi giorni di ritiro, e sono molto soddisfatto e contento di questo. E penso di essermi fatto volere bene da tutti e spero nel corso della stagione di dare tanto sia a loro che al mister, allo staff e alla società. Un'alchimia che ha dato buone risposte ai neroverdi sia sul piano fisico che su quello tattico, ora pronti a fare sul serio in campionato con la prima giornata fissata per domenica prossima in casa contro Borgo San Donnino.